Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti su Q Incense. Io sono Francesca e oggi voglio parlarvi di un profumo della mia collezione veramente speciale, che amo tantissimo e che solitamente uso nel periodo estivo, anche se lo scentellino perché purtroppo è andato fuori produzione da circa un anno e mezzo. E il profumo di cui vi sto parlando è Orchid Soleil di Tom Ford. Questo è un profumo alla tuberosa e, come ho già detto in vari altri video, io amo follemente le fragranze alla tuberosa. Però questa qui è davvero particolare, direi unica nel suo genere, davvero difficilmente riconducibile ad altre fragranze alla tuberosa che troviamo in commercio. Nonostante sia discontinuato, ho deciso di recensirlo essenzialmente per due motivi. Il primo è che questo profumo è un vero capolavoro di delicatezza e garbo. Se così si può definire un profumo. Cioè è davvero un profumo garbato e anche dolce, ma di una dolcezza non stucchevole. È delicato, raffinato e per questo credo che meriti senza dubbio di essere recensito, anche perché secondo me rappresenta una delle fragranze più interessanti di Tom Ford. Il secondo motivo è che ancora qualche rimanenza in giro la si riesce a trovare e sono sicura che se siete interessati, seppur si tratti comunque di un blind buy, a meno che non lo conosciate già da tempo, ovviamente, parlarne oggi potrebbe sicuramente essere d'aiuto per chi ha voglia di capire l'essenza di questo gioiellino. E credetemi che ne vale veramente la pena perché credo che questo profumo sia una vera e propria piccola opera d'arte, come del resto lo sono anche le fragranze del marchio, che sono tutte molto particolari e a loro modo complesse e affascinanti. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che Tom Ford nasce non solo come stilista, ma come artista a 360 gradi. In molti lo conoscono anche perché risollevò per un periodo il brand Gucci poco prima del triste e famoso omicidio di Maurizio Gucci. Tuttavia Tom Ford era già una stella nel mondo dell'arte, infatti è stato anche sceneggiatore e regista e proviene quindi da un mondo creativo che lo ha formato in toto. È uno di quegli artisti che ha una grandissima esperienza nel mondo dell'arte, esperienza che poi ha saputo coniugare in tutte quante le sue opere, compresi i suoi profumi, che sono tutti dei profumi di grandissima qualità e livello, ognuno con una propria personalità ben definita, e come dicevo, ognuno è una piccola opera d'arte. Poi in realtà non mi è molto chiaro il motivo per cui questo profumo ad oggi sia discontinuato. Queste sono spesso scelte di marketing che esulano dalla bontà di un profumo, perché sebbene abbia avuto forse meno fama e fortuna del Black Orchid, si tratta davvero di una fragranza stupenda. E non è la prima fragranza che, nonostante sia buonissima, comunque sia stata tolta dal mercato, purtroppo. A volte, paradossalmente, fragranze stupende, che però non hanno la fortuna di piacere al grande pubblico, alla massa, ma piacciono solo a una limitata fetta di persone, poi hanno questo triste epilogo e vengono discontinuate. Allora, andando alla descrizione del profumo, innanzitutto questa è la sua scatola che si presenta in questo colore oro rosa meraviglioso e che richiama nella sua semplicità e nelle fattezze la scatola del Black Orchid o anche del Velvet Orchid, altri capolavori di Tom Ford che amo e di cui presto vorrei parlarvi. Ovviamente il packaging della scatola riprende quello del flacone, con questo gold rose sfavillante. Allora, io ogni volta che guardo questo profumo rimango affascinata dalla bellezza del suo flacone. È semplicemente stupendo e credetemi, dal vivo è molto, ma molto più bello che in video. Mettendolo in controluce poi si vede il profumo al suo interno in trasparenza, in questo scintillio gold rose che mi fa letteralmente impazzire. Perché davvero questo per me è uno dei flaconi più belli della mia collezione di profumi, nonostante sia veramente molto semplice nelle sue fattezze. Infatti, esattamente sullo stesso stile di Black Orchid, anche in questo caso il packaging del flacone ha questo aspetto dato da delle linee verticali sormontate da un'etichetta dorata con il nome del marchio e questo tappo allungato dello stesso colore gold rose che rende questa boccetta molto semplice ed essenziale. Attorno al tappo c'è questo filo dorato, anch'esso molto semplice e minimalista, con la targhettina che riporta le iniziali del brand. Invece sull'atomizzatore, anche questo dorato, non troviamo alcun logo. Dunque, Orchid Soleil è un profumo floreale vanigliato che è stato creato nel 2016 da Sonia Constant e
esattamente 10 anni dopo il suo fratello maggiore, il Black Orchid, e 2 anni dopo il Velvet Orchid, altra fragranza che veramente mi fa impazzire. Nonostante il nome richiami l'orchidea, in realtà non sento alcuna orchidea. Piuttosto sento veramente un forte sentore cremoso e delicato al tempo stesso di tuberosa e vaniglia. Questo profumo si apre con note di cipresso, pepe rosa e arancia amara. In realtà il pepe rosa è appena percettibile al mio naso, mentre le note speridate dell'arancia amara, per quanto mi riguarda, risultano totalmente non pervenute. Invece da subito sento questo odore preponderante di tuberosa, che è sì molto decisa, ma allo stesso tempo delicata. E infatti nelle note di cuore è proprio presente la tuberosa insieme al giglio rosso. Infine nel fondo di questo profumo troviamo poi delle note dolci e cremose, come la panna montata, la vaniglia, la castagna, l'orchidea e il patchouli. La vaniglia è presente in maniera veramente molto chiara e limpida, pur tuttavia non rendendo questa fragranza un vero e proprio gourmand. Anzi, le note di castagna unite alla tuberosa e alla panna montata contribuiscono alla particolarità di cui vi accennavo prima, nel senso che questo profumo non è un classico profumo alla tuberosa, seppur questa sia estremamente presente. Sembra quasi di avvertire un sentore di latte di riso, forse proprio dovuto al mix tra castagna e panna montata, che rendono questa tuberosa non sensuale, ma molto delicata, di una dolcezza cremosa, che sa di latte e miele, raffinata e talmente delicata e soave che la vedo perfetta per una madre che abbraccia il suo bambino. Questo è davvero un odore di mamma, un odore di buono, di dolce delicatezza, ed è davvero un peccato che non sia più in commercio perché è davvero qualcosa di unico nel suo genere. Nonostante sia un profumo caldo e cremoso, a me piace molto portarlo in estate perché mi dà proprio l'idea di una pelle abbronzata che sa di crema e che brilla ai raggi del sole, brillantezza che poi è espressa da questo bellissimo flacone che davvero è sfavillante. Il patchouli in questa fragranza è veramente molto delicato, appena accennato, e così come la nota di cipresso in apertura in realtà non è preponderante, però contribuisce ad equilibrare tutta la dolcezza delle altre note che così appunto non risultano eccessivamente dolciastre. Quindi questo patchouli non emerge mai durante il dry down, non si sente un odore di patchouli ben definibile, mentre invece si sentono maggiormente la vaniglia e la castagna. Anzi, direi che il dry down di questa fragranza è veramente molto cremoso, caldo, avvolgente e dolce. Come dicevo, si sente il latte, si sente quasi questo riso delicato che probabilmente è appunto un sentore dato dalla castagna. È davvero una tuberosa che non avevo mai sentito prima e che credo sia davvero unica nel suo genere. E quindi sì, ho usato anche quest'estate questo profumo, come vi dicevo centellinandolo, però in realtà si tratta di una fragranza talmente calda, talmente cremosa, che davvero è perfetta per l'autunno, più direi da giorno che da sera, ed esprime, come dicevo appunto, una dolcezza che sa di mamma, un profumo delicato che rimane nella memoria olfattiva di un bambino senza che in qualche modo possa turbarlo, perché tutto di questo profumo parla di delicatezza. La sua intensità è una delle migliori in assoluto che abbia mai sentito, e direi anche la sua persistenza, è un profumo che veramente dura parecchie ore, e nonostante la dolcezza delicata, questo è un profumo comunque che ha una scia molto importante, per cui direi che anche la sua proiezione è davvero una proiezione di alto livello. Se amate la tuberosa e i profumi floreali e vanigliati, credo davvero che questa sia una chicca da custodire nella propria collezione. E come accennavo all'inizio del video, è ancora possibile trovare in commercio qualche pezzo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa recensione. E fatemi sapere giù nei commenti se conoscete questa meraviglia di profumo. E io intanto vi do un abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, naturalmente, sempre qui su Q Incense.